Buongiorno. Sì, molto, moltissimo. È un campionato molto equilibrato. Noi stiamo facendo a volte dei passi a gigante, ottenendo dei risultati per 2-3 settimane, poi dei bassi dove ci sono 2-3 sconfitte di fila e momenti altalenanti dove appunto alterniamo vittoria sconfitte, ma sostanzialmente molto soddisfatto. Sì, ci avrei messo la firma con il sangue, visto anche il momento, no, che la società sta vivendo. Siamo credo l'unica squadra a livello nazionale con la divisa in tinta unita, a parte il fatto del Cammino di San Francesco, quindi un sacrificio che sta facendo Peppe che di conseguenza si è spostato anche, ma col senno del poi questa squadra non la cambierei con nessun'altra, però è vero che a inizio anno il mercato è stato molto ristretto. Sì, onestamente credo proprio di sì, per dare più equilibrio, per dare più lunghezza anche alla panchina, più sicurezza a noi stessi, visto che così stiamo andando bene, però possiamo fare molto bene. Io ho un giocatore in questo momento di equilibrio, onestamente, un giocatore di equilibrio che permette appunto di gestire determinate situazioni della partita in maniera diversa. Sì, è una partita importante, non direi molto importante perché in questo momento sono tutte importanti. È un altro, l'ennesimo scontro diretto proprio per confermare l'equilibrio che c'è in questo campionato, ma è un derby, chiamiamolo così, proprio perché... Salve, un barbone. Proprio perché è due città del Lazio, non è un derby sentitissimo, ovviamente tradizionale come quello con Caserta o Montegranaro, però è sicuramente una bella partita dove si prevede anche un esodo importante da parte dei reatini e poche presenze dei romani. Durissima, durissima perché conoscendo Caglia, il loro allenatore, sarà una partita molto molto fisica e noi da quel punto di vista dobbiamo stare molto attenti perché a volte subiamo la fisicità, l'aggressività degli altri quando invece dovremmo imporla noi, e se noi partiamo con il piglio giusto non abbiamo problemi con nessuno, onestamente. Prego. Ciao.